le miscele batteriche, i microrganismi, in particolare uso un mix che faccio io perché non mi accontento di stare ferma, fra una preparazione tra batteri vivi, concentrati, importati dal Giappone, che sono in vendita sia in internet sia, lo dico tranquillamente, in erboristeria in via Mascarella 55. Donatella Grisetti mi ha insegnato per prima, diversi anni fa, mi ha svegliata sull'esistenza di questi batteri pulitori, chiamiamoli batteri pulitori dell'ambiente, e lei conosce questa donna giapponese che vive in Italia, a Sanremo, e che importa dal Giappone le miscele Aku degli EM, che sono stati questi studiati da un agronomo giapponese, un agronomo come Giovanni Dinelli, che irrorava i suoi frutteti e si ammalava sempre di più, e bastavano sempre meno le tute da palombaro e lui aveva sempre più disturbi, finché ha detto, irrorava di chimica, no? Naturalmente di diserbanti, di pesticidi, eccetera, finché ha pensato bene che forse c'era un collegamento fra quanto male stava e quanta chimica spruzzava nei terreni che gestiva lui, e quindi ha ben pensato di cominciare a studiare i batteri per vedere se poteva ripristinare una forza nella terra e nelle piante che si autodifendesse dalle malattie e da quei parassiti e da quelle carenze che indeboliscono le piante e abbattono le produzioni e quindi non le rendono più redditizie. E insomma, la storia è semplice, ha studiato, ha speso dei soldi, non ci cavava un ragno perché i ceppi batterici costano, eccetera. Ne studiava uno per volta, poi demoralizzato li ha buttati in un secchio questi 6-7 ceppi e ha detto ma quel paese, è andato fuori dall'istituto, nella Iola ha sversato questi batteri e gliel'ha data su, e ha continuato a prendersi antistaminici e cortisonici per non avere reazioni di pelle. Dopo 7-10 giorni, mi pare una settimana, lui dica, il punto della Iola dove passa davanti tutti i giorni per andare in facoltà mostra un rigoglio di erbe e di piante completamente diverso dalla restante verde del giardino della facoltà di agraria di non mi ricordo dove in Giappone, e quindi riceve questo segnale e capisce che forse l'efficacia sta nella miscela di batteri, non singoli ceppi che da soli, anche qua c'è un insegnamento bello dalla natura, perché sono i batteri diversi tipi, ceppi batterici in sinergia. È una cosa bellissima perché sono sia aerobi, sapete, i batteri aerobi sono quelli che vivono in presenza di ossigeno e lo usano, come noi siamo animali aerobi, introduciamo ossigeno ed emettiamo anidride carbonica, e batteri anaerobi che invece, come le piante di giorno, respirano anidride carbonica, la trasformano in carbonio organico, nei carboidrati che noi utilizziamo per alimentarci, ed espellono come gas di scarico l'ossigeno, quindi sono le piante e questi ceppi di batteri anaerobi produttori di ossigeno. E si capisce abbastanza intuitivamente che si trovano bene tra loro gli aerobi e gli anaerobi, perché quando scorreggia l'anaerobio, l'aerobio inala aria per lui meravigliosa, e viceversa, è chiaro, quindi si alimentano a gas l'un l'altro.